Ciao a tutti, oggi siamo qui in Cascina Cravino per la notte dei ricercatori e per l'evento Bimbi in cucina con la sostenibilità. Questa occasione è stata resa possibile grazie a una collaborazione attivata con Planit. E, infatti, durante questo evento i bambini che parteciperanno cucineranno dei piatti freddi insieme a loro e nel frattempo i genitori faranno lezioni di educazione alimentare insieme al team del laboratorio di dietetica e nutrizione clinica e dello specifico del progetto LIMIT. Il progetto LIMIT, che sarebbe il progetto Limitare l'obesità infantile, è un progetto che il nostro laboratorio sta portando avanti e rispetto al quale, grazie a Universitiamo, ha attivato una campagna di raccolta fondi. E il progetto si interessa ai primi 1000 giorni, quindi dal momento del concepimento del bambino ai primi 2 anni di vita, e diciamo va a vedere tutte quelle variabili di stile di vita sia nella mamma che nel bambino, che ovviamente poi hanno un'influenza sullo stato di salute e eventualmente sullo sviluppo, un potenziale sviluppo di obesità. Oggi qui con i genitori parleremo di sana alimentazione e al contempo di sostenibilità. Difatti pensiamo che questa sia una tematica molto importante ma anche molto attuale, perché oggi si parla moltissimo di cambiamento climatico, perché insomma lo possiamo vedere tutti e lo stiamo vivendo tutti, e rispetto a questa tematica lo stile di vita e in particolare l'alimentazione possono fare veramente la differenza e possono essere un momento per tutti per poter dare il loro contributo per, diciamo, migliorare la situazione. In quest'ambito pensiamo che educare i bambini e coinvolgerli sia ancora più importante, perché i bambini, cioè sembra scontato, ma effettivamente saranno il nostro futuro, quindi dei bambini che conoscono le sane abitudini alimentari avranno ancora di più, come dire, un ruolo positivo per migliorare l'attuale situazione ambientale. Detto questo, se siete interessati anche voi alla tematica dell'alimentazione sana, del corretto stile di vita, della sostenibilità, di poter dare ognuno il proprio contributo, seguite il progetto LIMIT sui suoi canali social. Abbiamo sia una pagina Facebook che Instagram e seguite i nostri post. Nel tempo arricchiremo questi canali con contenuti relativi alla sana alimentazione e allo stile di vita, rivolti ai bambini ma anche alle donne in gravidanza e ai genitori più in generale. Adesso però devo lasciarvi perché sta per iniziare l'evento e devo andare ad aiutare un po' nella coordinazione di tutto. Buona giornata!